E adesso andiamo in diretta a Pescara dall'aeroporto d'Abruzzo, dove poco fa è atterrato il primo dei voli charter che porta manodopera a sostegno dei lavori nei campi della regione Abruzzo e soprattutto della piana del Fucino. Andiamo, lo vedo già in collegamento da Paolo Renzetti, che è un ospite. A te, Paolo. Sì, grazie Alfredo. Buonasera, buonasera dall'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. Hai detto bene, è atterrato circa un'ora fa il primo dei due voli charter previsti oggi e domani e che portano nella nostra regione 248 lavoratori marocchini che lavoreranno fino al periodo prenatalizio nella zona del Fucino e dunque nella Marsica. E noi siamo, e lo ringrazio, con il direttore di Confagricoltura L'Aquila, Stefano Fabrizi. Grazie direttore, perché voi ogni anno, ormai da tanti anni, organizzate questi voli per far arrivare tanti lavoratori del Nord Africa nella nostra regione per lavorare nei campi del Fucino, è così? No, non è proprio così, nel senso che non siamo noi a organizzare, noi siamo l'organizzazione di rappresentanza degli imprenditori e quest'anno abbiamo dovuto, diciamo, trasformarsi in un'agenzia di viaggio per organizzare questi voli charter per portare qui, nella Marsica, i lavoratori che erano stati bloccati, dall'emergenza Covid nel Marocco, nelle loro città in Marocco. Lei mi diceva prima, ci sono tante storie di questi ragazzi che ormai da tanti anni vengono nel nostro paese a lavorare, mi diceva il volo è partito da Casablanca, ma c'è chi ha viaggiato per 10-12 ore per raggiungere Casablanca e poi imbarcarsi sul volo per Pescara. Certo, e questo è stato l'aspetto più complicato da gestire, che l'ha gestito in maniera impeccabile la nostra ambasciata a Rabat. Perché chiaramente anche in Marocco vige il divieto di spostamenti, se non con l'eccezione appunto dei lavoratori che potrebbero perdere il posto di lavoro. Quindi la nostra ambasciata ci ha dato tutto il supporto insieme con il Ministero degli Esteri e ha consentito l'apertura di questo corridoio verde e quindi ci ha messo a disposizione tutta la documentazione che questi lavoratori portano con loro, sia all'interno del Marocco e sia quella che adesso stanno facendo mentre escono fuori con la polizia diciamo di doganale che sta prendendo tutti quanti i dati e questa sera, appena che rientreranno nei comuni, depositeranno ai comuni anche le certificazioni per fare la quarantena. Andranno in quarantena e poi intorno al 10 di giugno potranno iniziare a lavorare. Noi speriamo prima, nel senso che è in itinere un provvedimento nazionale per consentire ai lavoratori dell'agricoltura una quarantena così attenuata, chiamiamolo in questo modo, perché il distanziamento in agricoltura è naturale perché questi lavorano nei campi, lavorano in grosse strutture dove appunto il distanziamento può essere tranquillamente assicurato. In ogni caso adesso le norme sono queste, quindi finiti i 14 giorni torneranno a lavorare. Lei sottolineava giustamente che c'è stato questo arrivo così difficoltoso proprio per via dell'emergenza sanitaria, perché normalmente, mi diceva prima a microfoni spenti, questi lavoratori arrivano nel mese di marzo nella nostra regione e quest'anno c'è stato questo ritardo proprio per le note vicende del coronavirus. Questa è una manodopera qualificata, è una manodopera che lavora presso le stesse aziende da 10, 15, ha visto qualcuno, ha intervistato anche 20 anni che stanno qui sul nostro territorio. Normalmente è una manodopera che arriva qui ai primi di marzo, metà marzo e va via alla fine di novembre, metà dicembre, per poi ritornare l'anno successivo sempre nelle stesse aziende e sempre con questa cadenza. Per cui è una manodopera di cui i datori di lavoro si fidano. Tant'è che hanno pagato i voli per farli rientrare. Ne rientreranno domani altre 124, abbiamo in programma un altro volo già completo e possiamo tranquillamente dire che è possibile fare, però è una piccola aliquota di lavoro perché nel Fucino mancano ancora dai 2.500 ai 3.000 lavoratori stagionali. Possiamo dire, direttore, che questi lavori nei campi, nel Fucino, sono lavori molto duri che ovviamente richiedono, come diceva lei, una manodopera qualificata e non tutti gli italiani, diciamo, hanno anche la forza, oltre che la volontà, di lavorare così duramente nei campi per tanti mesi.
Ma noi abbiamo messo a disposizione un portale con il quale facciamo, diciamo, da intermediari legalizzati tra la domanda e l'offerta di lavoro. Con questo nostro portale siamo riusciti ad allocare una cinquantina di italiani. Solo qualcuno dopo 2 o 3 giorni ha rinunciato, proprio per le difficoltà anche fisiche di questo lavoro e di caldo, ma gli altri si sono fermati, e sono quello che ci ha fatto piacere, che sono dei lavoratori italiani che vengono da settori produttivi, cioè non erano disoccupati, quelli che hanno perso da poco il lavoro, quelli che il Covid li ha praticamente tolto l'attività, dei lavoratori autonomi, e tutto sommato è solo una questione di abitudine, di cominciare a lavorare. Noi confidiamo molto che gli italiani riscoprano anche il lavoro in agricoltura, che non è solamente il lavoro dequalificato come è pensabile, come normalmente si pensa, è un lavoro del tutto dignitoso. Vogliamo spiegare, direttore, cosa poi andranno a fare tra qualche giorno in queste zone della Marsica, quali lavori svolgeranno, in che modo? Allora, noi abbiamo sentito un'intervista adesso a un lavoratore che lavora di notte e organizza l'irrigazione dei campi. È un'attività veramente diciamo di grande specializzazione, perché occorre conoscere molta della tecnica dell'irrigazione. Queste sono colture pregiate, colture orticole di pieno campo. Quindi ci sono quelli che organizzano i carichi, ci sono quelli che organizzano i flussi commerciali all'interno delle aziende, che tengono i rapporti anche con gli altri operai, che organizzano le squadre di coltivazione, che decidono quando e come raccogliere i prodotti, se i prodotti sono maturi, quindi, e sono quelli che poi diciamo vanno anche sui mezzi meccanici, che sanno, diciamo, guidare molto bene anche macchine costosissime e macchine di precisione. Alfredo, linea a te per qualche domanda, qualche curiosità con il direttore di Confagricoltura dell'Aquila. Sì, avevo solo una curiosità, se ci può dire più o meno qual è la paga media di uno di questi lavoratori, visto che hanno affrontato un lungo viaggio per arrivare qui in Abruzzo a lavorare. Allora, questo viaggio è stato pagato dalle imprese agricole. La paga è quella sindacale prevista dal contratto nazionale di lavoro con l'integrativo provinciale. Diciamo che la paga oraria, si parla in agricoltura di paga oraria, che va dalle 7,50 euro fino alle 14 euro ad ore. E tenga conto che queste retribuzioni per questa manodopera che è scesa questa sera, diciamo, ci sono molte integrazioni, perché, come ripeto, questi sono lavoratori qualificati, per i quali sono le stesse aziende che hanno deciso e hanno premuto molto ad ogni livello per riportarli qui in Italia.